Oggi siamo in quel di Francoforte e si parla di nuova Kia Niro, elettrica, plug-in, e lì dietro c'è la full hybrid. Tutti i dettagli di esterni, interni e quant'altro ve li ha già fatti vedere Andrea nella presentazione statica, magari dopo ne parliamo un attimino velocemente, però adesso iniziamo a guidare la full hybrid in modo che vi racconto un po' tutte le sensazioni di guida e poi proviamo sia plug-in che totalmente elettrica. Vi voglio far vedere in questo verde che mi piace davvero tanto, tra l'altro montante C con possibilità di averlo in colore diverso rispetto alla carrozzeria, e voglio ambientarvela un attimino in questo bosco incredibile tedesco che mi piace davvero tanto. Fari completamente a LED con anche i fendinebbia qui sotto, griglia e design completamente nuovi rispetto all'altra che era una vettura molto concreta, magari non di design. Questa mi piace davvero tanto, forse un pochettino meno il taglio posteriore avrebbe potuto avere un pochettino più di personalità, non lo so. Comunque i fari sono quasi tutti a LED perché di sotto vedo dell'alogeno. Vi faccio vedere al volo la capacità del bagagliaio, che ovviamente è elettroattuato. Qui abbiamo il pozzetto, vi lascio in sovraimpressione tutte le varie caratteristiche, tutte le varie capacità. Vado a sedermi prima dietro, dove c'è ovviamente il sedile impostato sulla mia altezza e comunque c'è un bel po' di spazio per le gambe, ma vi dirò anche un altro bello spazio per la testa, perché ho addirittura tre dita di spazio e la cosa mi stupisce non poco. Anche la plancia completamente ridisegnata, finiture molto molto interessanti, questa qui soprattutto è davvero davvero qualcosa di molto 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 bello. Non chiedetemi che materiale sia, però dicevano essere riciclato, che sia quel che sia, bello. Impianto Arman Cardon. E salendo troviamo il volante a due razze che non mi fa impazzire con il tasto del driving mode, qui ci avrei messo un'altra razzetta in più, ma facciamo finta di niente. Il cruscotto che cambia a seconda delle modalità di guida, l'alto display da 10-25 e qui tutta la plancia in piano black, forse un pochettino poco oleofobica. Io non amo il piano black. Selettore del cambio, sedili raffrescati, riscaldati, volante riscaldato, insomma tutti i comfort possibili e immaginabili. E anche qui tornano delle finiture morbidine, anche questa parte qui molto interessante, e qui retroilluminata. Quello che ha fatto un cambio di passo, oltre appunto al design della plancia, sono le finiture. La parte sotto sì, rimane un pochettino croccantina, però questi materiali dove si tocca, dove si vanno a mettere le mani, sono davvero molto molto belli. Partiamo da questa full hybrid. Il 1.6 aspirato viene evoluto rispetto alla versione precedente per ridurre i consumi. Il motore elettrico ha una potenza di 32 kW e la batteria è da 1,32 kWh. Ovviamente è una full hybrid, quindi la batteria è di capacità molto relativa. Questa piattaforma K ci dà la possibilità di avere motorizzazioni completamente elettriche, completamente termiche o ibride elettrificate. Il cambio 6 marce viene privato del rapporto della retromarcia perché in questo caso agisce il motore elettrico. La prima cosa che vado a notare è, rimettendo le modalità eco, il fatto che tramite i paddle al volante si possano selezionare vari livelli di frenata rigenerativa. Affronto questo discesone parlandovi un pochettino della dinamica. Non è una macchina assolutamente sportiva, però comunque è molto bella da guidare, molto confortevole. Un pochettino il rumore del motore entra nelle fasi di accelerazione profonda, oppure quando il cambio decide di tenere una marcia un pochettino più bassa rispetto a quello che serve. Ogni tanto mi verrebbe da mettere una marcia in più, però vabbè, è una taratura. Però se la mettiamo in modalità sport, non abbiamo nessun tipo di sospensione a controllo elettronico, possiamo andare ad agire direttamente sul cambio. E questo è un plus, perché le palette, a seconda delle modalità di guida, hanno una funzione differente. Dal punto di vista dinamico, e tra l'altro inizia anche a piovere, vi dico, non è per niente male questa Niro. Esattamente come me l'aspettavo, molto neutra, però piacevole da guidare. Lo sterzo è abbastanza preciso e abbastanza diretto, insomma, in linea con il segmento, ma anche se andiamo in un curvone lungo, tra l'altro anche bagnato adesso, vedete che se anche io inizio a rompere le scatole, i controlli entrano abbastanza velocemente e non si scompone in nessun modo. Siamo rientrati in abito cittadino. Adesso mollo solo il piede dal gas. Guardate quanto rigenera il motore elettrico. Nonostante non sia particolarmente potente e nonostante sia una full hybrid e quindi
non è così usuale il fatto che la rigenerazione sia così elevata. Invece mi ha stupito proprio tanto questa cosa. Ecco, forse entra un pochettino bruscamente, nel senso che a livello 2 rigenera comunque tanto, però quando togli il piede dal gas non ti dà lo strattone di frenata. A livello 3 rigenera davvero tanto, ma se si tiene premuto il paddle di sinistra va in max e io non sto frenando e la macchina si va a fermare completamente. Non capisco perché questo tipo di funzione mi obblighi a tenere il paddle di sinistra inserito, quindi non sia effettivamente una guida one pedal, però è un sistema che ci fa capire che questo motore elettrico rigenera davvero tanto. Però adesso sfoderiamo tutta la potenza di questi 140 cavalli per arrivare al limite, che sono 100 km all'ora. Abbiamo usato il kickdown e alla fine non è un mostro di potenza, anzi. E devo dirvi che tra le curve si comporta davvero bene. I due schermi qui sono da 10.25 pollici. Questo cosa vuol dire? Che qui nel display, diciamo, principale abbiamo la possibilità di personalizzare quello che vediamo in base soprattutto alla modalità di guida. Il display invece dell'infotainment da 10.25 purtroppo non ha CarPlay wireless, solo quello da 8 pollici. Non capirò mai questa politica del gruppo Kia e Hyundai, dove lo schermo più grande ha CarPlay e Android Auto cablati, mentre lo schermo più piccolo no. Ma va bene, prima o poi risolveranno anche questo tipo di cosa. Però adesso, in questo borghetto, io ho voglia di fermarmi, parcheggio qui, dietro a questo meraviglioso furgone, metto in park, e se mi mettessi nel sedile del passeggero potrei schiacciare questo pulsante, il che mi porta nella modalità relax, ovvero corica il sedile, lo distende, alza la parte qui sotto e ci possiamo fare una bellissima pennichella. In modalità eco si può andare a gestire la frenata rigenerativa con il paddle dietro al volante, ma se andiamo a mettere la modalità sport, in questo caso invece andiamo ad agire effettivamente sul cambio marcia. Dopo un bel po' di discesa volevo aumentare la frenata rigenerativa, però lei mi dice recupero non disponibile, batteria ricaricata. Perché? Perché la batteria è di piccole dimensioni e alla fine quando si va a rigenerare poco margine di batteria, quindi a un certo punto, dopo un discesone lungo praticamente senza aver usato il motore a benzina, sempre in elettrico, però in recupero, quindi in discesa, la batteria si è caricata completamente e non ci permette ovviamente la frenata rigenerativa. Ma adesso prendiamo l'autostrada e vi faccio sentire come va anche in quel contesto. Non vi parlo di consumi perché la stiamo provando da relativamente poco tempo, quindi non ha oggettivamente senso. Però vi posso dire che questa full hybrid forse è il compromesso ideale. Adesso da 80 affondiamo l'acceleratore, siamo ora a 130, che è il limite sulle nostre autostrade, e alla fine quando si inserisce la sesta marcia il rumore del motore non è particolarmente preponderante. Sì, lo senti quando vai ad affondare il gas, perché comunque scala tutte le marce possibili. Il motore termico non ha tanta coppia, quindi deve scalare ovviamente le marce. Il motore elettrico aiuta a spingere, però diciamo che 141 cavalli di potenza combinata non sono una potenza incredibile. Abbiamo il sensore dell'angolo cieco, abbiamo tutti gli ALAS possibili immaginabili, però qui adesso sapete cosa abbiamo? Abbiamo l'autobahn, quindi giù tutto e vediamo fino a dove arriviamo. Purtroppo c'è un po' di traffico, quindi non riusciremo a raggiungere la velocità massima, però anche ad alta velocità la ripresa funziona comunque molto bene. Vi ripeto, non è un posto di potenza, però si difende e anche molto bene. Sentite, quando affondiamo il pedale dell'acceleratore con kickdown il motore si sente, però siamo a 170-180 all'ora. Sì, si sente un po' di fruscio aerodinamico, devo alzare forse un pochettino la voce, ma siamo a 180 all'ora. Anche comunque ad alta velocità autostradale, fuori dai nostri limiti nazionali, però mi piace provarla anche a questo livello. Questo curvone, davvero, un filo di sterzo e la macchina gira senza avere particolari problemi di sorta. L'asfalto, anzi, sembra quasi cemento tedesco, non è proprio delle cose con più grip, eppure lo sterzo è molto preciso, pesante il giusto, non è ballerino. Insomma, anche in autostrada, anche per viaggiare, si comporta egregiamente. Ho impostato il cruise control con la modalità per cui si adegua ai limiti che vede. Adesso c'è il limite a 100 km all'ora,
c'è un restringimento di corsia e lei segue perfettamente con il lane centering e con il lane assist quella che è non solo la riga disegnata, ma la riga disegnata in giallo per i lavori, quindi davvero molto molto intelligente. Abbiamo anche la possibilità di attivare il recupero smart, ovvero imposta il livello di rigenerazione in base alla situazione di traffico che c'è intorno. In città regna il silenzio, abbiamo il motore elettrico che funziona davvero molto bene e tra l'altro c'è una modalità di guida zona verde, ovvero che si adatta in base a se siamo in un centro abitato, usa il più possibile il motore elettrico e si sente davvero tanto la differenza tra la strada, diciamo, statale fuori dal centro abitato al centro abitato in cui usa praticamente solo l'elettrico, a meno che non gli andiamo a richiedere tutta la potenza. In un tedeschissimo ambiente vi faccio vedere la versione elettrica. Qui abbiamo un cerchio da 17 e un paio di centimetri in più in altezza da terra. Quello che voglio farvi vedere è lo sportello per la presa di ricarica in AC a 11 kW e in DC a 73. Non una potenza incredibile, però abbiamo una batteria da 74 kWh, quindi in un'ora e qualcosa la batteria dovrebbe essere carica. Non mi fa impazzire questo sportello messo qui davanti, perché immaginatevelo dopo un bel viaggio in autostrada pieno di moscerini, non benissimo. Per il resto la vettura è la stessa. Una cosa che prima non vi ho fatto vedere è questa presa d'aria, che effettivamente è vera, che serve a migliorare il coefficiente aerodinamico. E a proposito di presa di ricarica, questo accessorio qui ci permette di collegarci direttamente alla presa di ricarica AC e di collegare qui qualsiasi carico da massimo ovviamente 3 kW per estrarre dell'energia alla vettura e, che ne so, caricare il nostro PC, attaccare un bel frigo portatile. Tra l'altro al centro del divano posteriore c'è anche una fantastica presa a 220 volt, sempre massimo 3 kW. Ultima cosa che vi faccio vedere dalla chiave, è possibile attivare e farla avanzare senza nessuno a bordo. La vettura sta andando avanti, vediamo se si schianta sul paletto. Perfetto, si è riuscita a fermare da sola. Immaginatevi questa funzione, non so, all'interno di un box, di un parcheggio molto stretto. Il problema non c'è più. Scendete dalla macchina e con la chiave la infilate dentro, anche nei tuguri più stretti. Come molto spesso accade, la versione elettrica è anche quella più potente. Infatti qui abbiamo 150 kW di motore anteriore, quindi 204 cavalli, e 255 Nm di coppia. Beh, in città regna il silenzio, ma anche fuori regna il silenzio, perché non abbiamo effettivamente il rumore del motore. È molto agile, nonostante il motore anteriore abbiamo un buon raggio di sterzata, e in città si comporta davvero molto bene. Tra l'altro un consumo pari quasi al ridicolo, 13.9 kWh per 100 km di consumo medio, perché nella realtà dei fatti non ho fatto solo esclusivamente città, ma anche un pezzettino un po' più forte. Si conferma regina di efficienza. Questa piattaforma, questo tipo di motore è veramente forse il più efficiente che c'è nel mercato. 64 kWh netti di batteria ci permettono di fare, dichiarano 450 km, ma non siamo poi così distanti, eh. Qui, a differenza della full hybrid, abbiamo una guida 100% one pedal con la modalità high pedal. Guardate, io tolgo il piede dall'acceleratore e la vettura si ferma completamente, non ho assolutamente toccato i freni. Ora attivo gli assistenti, imposto il cruise a 50 km all'ora. Ovviamente qui il volante non segue la vettura che ci precede, però vediamo come si comporta anche in città. Come la tradizione, tarato alla perfezione. Guardate, io non sto facendo niente, la vettura pian piano si ferma. Soprattutto con questi cerchi a 17, l'assorbimento di buche, rotaie, sentite gli ADAS che intervengono, non dà nessun tipo di problema a questa Niro. Anche se in questa versione elettrica le sospensioni sono tarate un pochettino più sul duro per compensare i 200 kg di peso in più. In questa versione abbiamo due modalità di guida in più, oltre alla Eco e alla Sport abbiamo anche la Normal e la Snow. Io adesso sono in modalità Normal, fermo al semaforo, affondo il pedale dell'acceleratore e i controlli sono tarati talmente bene da non far patinare, nonostante il fondo sia bagnato, questo powertrain che nella realtà dei fatti ha un sacco di coppia e vorrebbe scaricarla, però l'erogazione è davvero super precisa, tipica dei motori elettrici. Se io vado a staccare per un secondo i controlli, guardate, pattina
come se non ci fosse un domani. Perché? Perché è un sacco di coppia. Vi faccio vedere un'ultima cosa e poi cambio auto. Sotto il cofano anteriore, oltre a tutta la parte di servizi, c'è anche un pozzetto in cui possiamo archiviare i cavi di ricarica. E per una piattaforma così modulare non è così frequente, anzi, anche nelle piattaforme totalmente elettriche spesso non c'è. Ultima cosa di cui vi parlo, questo colore molto interessante, e la presa di ricarica per quanto riguarda la plug-in è qui, ovviamente solo in corrente alternata, e la potenza massima di ricarica è di 3.3 kW. Avrei preferito almeno la 7.4, però dai, la batteria è piccola. Non completamente carica di batteria. Qui aggiungiamo il tasto EV che ci fa passare tra automatica, hybrid e completamente elettrica. Venite che vi racconto come funzionano queste tre. Inizio col parlarvi della modalità completamente elettrica. Il motore è comunque da 84 cavalli, 62 kW. Non è ovviamente super prestante, però si sente che c'è molta più spinta rispetto alla versione full hybrid. Ovviamente niente di paragonabile ai 150 kW dell'elettrica. Questa è un po' la via di mezzo, e ne abbiamo già parlato, o forse ne parleremo, nel confronto che abbiamo fatto tra full hybrid e plug-in. Il confronto è un pochettino di concetto, perché il plug-in funziona bene solo se caricato, e quindi qui si apre un mare magnum, nel senso, abbiamo la possibilità di caricare? La plug-in ha senso. 59 km di autonomia WLTP non sono così pochi. Alla fine realmente se ne fanno un 45-50 senza nessun tipo di problema. Fino a che rimaniamo nel range elettrico, infatti fondamentalmente di benzina non ne consumiamo. E comunque se facciamo una cinquantina di chilometri al giorno, beh, perché privarsene? Anche qui abbiamo i tre livelli di rigenerazione settabili in base ai comandi al volante e in base alle modalità di guida. Possiamo scegliere se cambiare le marce o appunto scegliere le modalità di rigenerazione. Comunque, se andiamo a richiedere tutta la potenza, entra il motore termico e poi si rispegne subito. È un sistema secondo me molto intelligente. A mio modestissimo parere manca però la modalità e-save. Cosa vuol dire? Che in modalità automatica o in modalità ibrida, comunque se si usa la macchina ad alte velocità, come vedremo adesso, la batteria inizia a crollare e si perde a destinazione tutto il vantaggio dell'elettrico. Abbiamo 183 cavalli e 265 Nm di coppia massima, che sono un dato comunque abbastanza importante. Cresce la potenza sulla plug-in rispetto al modello precedente, perché il modello precedente aveva la stessa potenza della full hybrid, ovvero 141 cavalli. Ora stiamo entrando in autostrada, quindi vi dirò, inizio ad impostare la modalità hybrid, quindi che comunque funziona come se fosse effettivamente una full hybrid. E qui cerchiamo di capirne un attimino le performance. Sempre il motore che entra quando si alza tanto di giri, ma poi si zittisce e non crea alcun tipo di disturbo. Non abbiamo neanche qui una vettura sportiva, non abbiamo neanche qui le sospensioni a controllo elettronico, quindi che cambiano in base alla modalità di guida, però si tratta di una macchina da viaggio, si tratta di una macchina molto confortevole. In effetti anche i sedili sono davvero molto confortevoli, e tutto il giorno che saliamo e scendiamo da queste Niro, e devo dire che la trovo davvero molto molto piacevole da guidare. Ora siamo a velocità codice italiana, vi ricordo che siamo in autobahn, quindi non abbiamo potenzialmente limiti di velocità, però vi racconto che alla fine si viaggia davvero molto bene. Questo curvone in appoggio, nessun tipo di problema neanche qui, però stavo tenendo d'occhio l'indicatore della batteria, ed effettivamente anche in modalità HEV, quindi in modalità ibrida, diciamo in modalità full hybrid, la batteria cala se si va a chiedere tutta la potenza necessaria per fare questo tipo di velocità. 120 all'ora, adesso avete visto, è passato a 100, perché il cartello appunto ha detto che serviva abbassare il cruise control adattivo. Gli ADAS funzionano bene, lane centering, lane assist, assistenza alla retromarcia, assistente al parcheggio, retrocamera a 360 gradi, insomma, dotazione ADAS veramente completa e funziona davvero molto molto bene. L'assistente dell'angolo cieco non è visibilissimo perché è sullo specchietto con un triangolino che a volte non è così tanto evidente. Unico cenno di illuminazione lounge, questa finitura qui. Da quando siamo partiti, pur avendo fatto varie accelerate,
150-160 all'ora in autostrada, però la parte in città in elettrico, la parte qui in modalità ibrida, siamo a 3.3 litri per 100 km, ovvero 30 km con un litro. È un dato molto empirico, però vi dà un'idea di cosa vuol dire avere la batteria carica sulla plug-in. Nello stesso percorso, con la batteria scarica, questo tipo di consumo aumenta e non di poco. Ora la metto in modalità automatica. Cosa vuol dire? Che lei, finché ha batteria, la utilizza. Poi, in base alle condizioni del traffico, alle condizioni della strada, eccetera, 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 decide quale sia effettivamente il miglior motore da utilizzare. Però tende comunque a sfruttare sempre l'elettrico nella maggior parte dei casi. Però vedete qui che iniziamo invece a prendere un pochettino di velocità, in modalità automatica utilizza comunque molto il motore termico. In ultimo vi voglio parlare un pochettino della dinamica di questa plug-in. Forse unisce in qualche modo i due mondi, ovvero abbiamo le sospensioni rigide come l'elettrica, il cerchio da 18 come la full hybrid e una via di mezzo a livello di sensazioni di guida, perché comunque abbiamo una vettura un 150-200 kg più pesante rispetto alla full hybrid, qualcosina meno rispetto alla totalmente elettrica, però si sente che appunto abbiamo un pochettino più di massa. Anche questa plug-in ha i tre livelli di rigenerazione. Detto che ormai il V6 fa da padrona nel segmento elettriche e la piattaforma è diversa, però questa ha un'efficienza e un rapporto qualità-prezzo veramente molto interessanti secondo me, e con lo svecchiamento che è stato dato rispetto alla vecchia Niro un pensierino ce lo farei, perché il V6 comunque si pone un pochettino più in alto nella gamma. Qui abbiamo comunque un sacco di contenuti molto 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 interessanti uniti a una macchina veramente intelligente. Questo forse è l'aggettivo migliore. Bella, fatta bene, rifinita, poi può piacere, può non piacere dal punto di vista estetico, però ha un senso. Ora vi parlo di prezzi. A partire da 30.000 euro per la versione, diciamo, base, comunque già molto completa a livello di optional per quanto riguarda la versione full hybrid, per arrivare ai 47.000 della totalmente elettrica top di gamma. Fate conto che c'è un range tra i 30 e i 34.000 per la versione full hybrid. Per quanto riguarda la versione plug-in, dai 40 ai 42.000, quindi di base ci sono circa 10.000 euro di differenza, che sono davvero tanti, per passare poi all'elettrica che parte dai 42 e arriva ai 47.000 euro. Forse la più sensata rimane la full hybrid, che tra l'altro è anche quella più venduta. La plug-in forse perde un pochettino di senso, essendoci la stessa macchina totalmente elettrica, così tanto efficiente. O andrei sulla full hybrid per risparmiare, oppure andrei sull'elettrica. La plug-in forse è quella via di mezzo che in questo caso, su questa macchina, avendo le altre due alternative, forse perde un pochettino di senso. Fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!